L'apicoltura Luca Finocchio rinnova l'appuntamento annuale con l'Apen Day, una 2 giorni di porte aperte nella propria sede a Tornareccio, che ha avuto grande successo per far conoscere il mondo delle api e del miele. I prodotti dell'azienda sono amati, conosciuti, apprezzati non solo in Italia ma anche all'estero e ottengono puntualmente i più prestigiosi riconoscimenti in tutto il mondo. Quest'anno poi si celebra il primo mezzo secolo di attività, per cui c'è stata una festa in più con il classico taglio della torta e il titolare Luca Finocchio. Le api sono la nostra vita, il miele la nostra passione. La prestigiosa e storica azienda Luca Finocchio compie tra l'altro 50 anni. Sì, ecco, sono 50 anni che sono in mezzo alle api, anche di più pure, perché mio padre ha fondato l'azienda a fine anni 60. Lui ha fatto 10 anni in Germania, con tanti sacrifici, è tornato e poi, ecco, tramite un zio e un cugino gli hanno consigliato di mettere le api. Mi ricordo che lo zio, mio padre, raccontava che gli diceva sempre: con le api non ci si arricchisce, però ci si campa e bisogna fare sacrifici. Quello che abbiamo fatto, che lui ha fatto e quello che sto continuando a fare io. Ecco, la passione, l'amore per questo lavoro. Da quando mio padre ha cominciato con le api, io andavo a scuola e aiutavo lui. Poi è entrata una passione incredibile, e questa è la mia vita sono le api. Le api e dunque il miele. E voi siete diventati veramente un'eccellenza del territorio, conosciuti anche a livello internazionale, avete ricevuto tantissimi premi. Sì, ecco, mio padre ha iniziato con 35 alveari, poi pian piano abbiamo aumentato, adesso ce ne abbiamo circa 1200-1300, più di 60 milioni di api. Questo si è fatto, ripeto, con 50 anni di tanti sacrifici e si è portato avanti. Ecco, quando si va in mezzo alle api, a me, insomma, è il mio mondo. Com'è la convivenza con le api? Allora, a me la convivenza con le api è eccezionale. Io in mezzo alle api è il mio mondo. Ecco, ci sono tanti giorni che ce la fa, tanti sacrifici. Io dico tante volte: noi andiamo con il sole o la luna, cioè si esce presto la mattina tutto il giorno in mezzo alle api, oppure quando si carica si va la sera e si scarica la mattina, si viaggia tanti, tanti chilometri. Però alcuni giorni, mi ricordo un giorno bellissimo. Stavo in mezzo alle api, era un pomeriggio, tutto silenzio intorno, in mezzo a un boschetto di acacia. A un certo momento vedo il cinguettio degli uccelli, sembrava un canto bellissimo, con le api che tornavano e poi facevano la danza dentro l'alveare. A me mi hai emozionato, scusa. No, è bella questa sua commozione perché si vede la passione che ci mette e soprattutto l'amore che ha per queste api e per la natura in genere. Parliamo un po' della vostra azienda. Sì, ecco, stavo dicendo, mio padre ha iniziato con 35 alveari, adesso ne abbiamo 1300, si è aumentato un po' alla volta. Noi spostiamo gli alveari per mezza Italia, facciamo tanti tipi di miele, si inizia con il ciliegio all'inizio e poi l'arancio, sulla, millefiori delle montagne d'Abruzzo e tanti altri mieli. Ecco, questo alcuni mi dicono: ma come fai per fare un miele eccellente? Io dico: Tornareccio, il paese dei mosaici. Per fare un ottimo miele è come fare un bel mosaico. Ogni tassello ha il suo posto e noi ogni piccolo accorgimento fa un miele eccezionale. Stiamo attenti a tante piccole cose che poi, ecco, si riesce a fare un prodotto eccezionale. Il lavoro lo fanno loro, le api, ma lo fate anche voi. Come si arriva dalle api al miele? Ecco, io dico soprattutto: noi non dobbiamo rovinare quello che le api fanno, perché è la cosa essenziale. Questo dei piccoli accorgimenti che dicevo è proprio quello, cioè posizionare le api in un ambiente sano, lontano dalle autostrade, da parti inquinanti.
poi bisogna stare, cioè il miele non è che le api fanno il miele e poi si fa, può andare a prendere uno quando vuole. Il miele deve essere maturo, uguale come le altre cose. Il miele non deve superare il 18% di umidità, allora quello. Poi quando si riporta a casa l'ambiente dove si lavora, come si lavora, l'invasettamento, stare attenti a tante piccole cose. Voi siete un'azienda conosciuta in tutto il mondo, avete ricevuto tanti premi, ce n'è qualcuno che le è rimasto più nel cuore? Sì, ecco, quello, i due più importanti, quando un giorno mia figlia mi ha telefonato, io stavo viaggiando col camion, mi ha detto: papà, abbiamo vinto l'Oscar Oro e Argento a New York, ma lei così, cioè senza tanta attenzione. Ho detto: ma lo sai che cosa mi stai dicendo? Che siamo stati premiati a New York, quando io mi ricordo che mio nonno è stato emigrante a New York e dopo 100 anni noi riusciamo a vincere gli Oscar a New York. È una cosa incredibile, una soddisfazione eccezionale. Poi quell'anno ho vinto anche in Italia come miglior miele e poi un giorno ci è arrivato un'email che eravamo stati l'azienda che doveva essere premiata a Montecitorio, ma ho detto a mia figlia: questa è una barzelletta, lascia stare. Poi ci hanno telefonato e ci hanno detto che eravamo stati scelti l'azienda che rappresentava l'agricoltura a Montecitorio con le 100 eccellenze italiane. E mi ricordo quel pomeriggio quando nella sala della Lupa ci hanno premiato, ecco, con gente importante. Ecco, anche il fatto che mia figlia mi sta seguendo e grazie anche a lei che abbiamo raggiunto tanti traguardi, mia moglie che è stata sempre al mio fianco, pensate che io e lei siamo riusciti a portare avanti circa 900 alveari facendo nomadismo in mezza Italia. E tante sono le iniziative rivolte ai bambini, come le fattorie didattiche, e la passione si tramanda a Fabiana Finocchio, che è responsabile commerciale. Fabiana, la commozione di papà e immagino il tuo grande entusiasmo per i 50 anni di questa storica azienda. Sì, assolutamente, un traguardo importante che è stato raggiunto con tanti sacrifici, tanta passione, tanto amore. Io sono arrivata sicuramente, insomma, nella parte un po', come dire, più ovattata, però ogni giorno è una sfida quotidiana e ci immergiamo nel mondo delle api e del miele. Non peraltro hai portato il miele e la tua azienda all'università con due tesi. Sì, assolutamente, la mia idea era proprio quella di innovare la classica azienda agricola, quindi ho pensato appunto di innovarla puntando prima sull'analisi dei costi di produzione del miele e poi in seconda fase sull'internazionalizzazione dell'azienda. Mia sorella invece ha pensato appunto, anche se lei ora è un insegnante della scuola primaria, ha pensato appunto all'aspetto della fattoria didattica, quindi grazie alla sua tesi e insomma la sua, come dire, la sua esperienza, oggi accogliamo più di 3.000 bambini, quindi possiamo dire che per noi è fondamentale credere nei giovani, studiare e innovare. Siamo entrati in questa azienda, già il profumo è inebriante, poi ci sono delle confezioni bellissime. Quale miglior regalo di Natale? Sì, assolutamente, il nostro canestro è ampio perché noi nasciamo come produttori di miele, ma poi appunto riusciamo a fare tante preparazioni gourmet a base di miele, dal miele con la frutta, cioccolato, frutta secca, caffè, zenzero, curcuma e limone, ma poi altri prodotti come diciamo la parte alcolica, le grappe a base di miele, il gin che è una delle novità del 2023, caramelle, infusi, torroni, cioccolatini, tutto il mondo dolciario, cosmetica, quindi veramente se si vuole stupire insomma i propri familiari, i propri amici, riusciamo a fare delle box natalizie davvero originali, soprattutto anche perché sono prodotti che non sono il classico prodotto che poi a fine Natale bisogna consumare, quindi hanno anche una vita abbastanza lunga. Sì, assolutamente, è bellissimo poter accogliere i più piccini e quindi io insieme alle mie collaboratrici insomma accogliamo circa 3.000 bambini l'anno.
e li facciamo appunto immergere in questo fantastico mondo, imparando, giocando imparano e comprendono anche l'aspetto un po' più delicato, anche insomma il fatto che le api sono in pericolo e quindi ecco, bisogna sensibilizzare molto le nuove generazioni. Siete famosi in Abruzzo, in Italia, in tutto il mondo. Ci vuoi dire dove esportate? Allora, esportiamo un po' in Europa, ma soprattutto fuori dai confini europei, quindi Hong Kong, Giappone, America, Stati Uniti, New Jersey, nello specifico New York, ma anche California. E diciamo che abbiamo un feedback molto positivo soprattutto dagli Stati Uniti. Caratteristiche organolettiche del miele? Il miele fa bene alla salute e non va assolutamente utilizzato come diciamo il medicinale per il malanno di stagione, cioè può aiutare, ma bisogna interpretarlo come un alimento a tutti gli effetti, quindi utilizzarlo con molta fantasia da colazione a cena. Allora, i nostri prodotti si trovano appunto in tutta Italia, nei migliori supermercati e negozi diciamo dolciari, ma negozi che apprezzano la qualità, e soprattutto anche online. In questo momento potete, vi aspettiamo nel nostro punto vendita aziendale, ma potete semplicemente con due clic acquistarlo e portarlo a casa nel giro di 48 ore. E alla festa non poteva di certo mancare il sindaco di Torrareccio Nicola Iannone. Beh, un orgoglio, un piacere, e tanti complimenti all'azienda e al settore che lui rappresenta per Torrareccio. Torrareccio che sa di miele. Sicuramente, io mi presento sempre come il sindaco più dolce d'Italia, quindi è un onore, queste aziende danno l'opportunità a me e a tutta la comunità di presentarci per queste tipicità. Soprattutto far conoscere Torrareccio nel mondo. Beh, grazie anche a questa azienda che ha ricevuto premi a livello internazionale, è un'azienda che oramai racconta la sua storia, oggi siamo qui per il suo 50esimo. È un orgoglio per i tornarecciani tutti che condividono questa attività che oramai si tramandano da generazioni. L'assessore regionale Campitelli mette in tavolo un'altra tematica per le aziende. Come Regione Abruzzo vogliamo dare quel giusto contributo affinché la nazione possa mirare a raggiungere un obiettivo importante di un'autonomia energetica, e lo stiamo facendo quindi nell'intercettare fonti importanti, proprio perché vogliamo che questo momento di transizione energetica, quindi gli obiettivi del 2030 che l'Europa in qualche modo ci impone, vogliamo che questo momento di transizione rappresenti un'opportunità per tutelare la nostra terra, ma nello stesso tempo anche un'opportunità per le imprese. Secondo Fabrizio Montepara, Presidente Commissione Bilancio della Regione. Io intanto mi voglio complimentare con l'azienda Finocchio perché ha avuto lungimiranza, perché 50 anni fa ha avuto un grande coraggio a iniziare a intraprendere questa attività, ma adesso i risultati che ha sta a significare che l'impegno, la volontà di fare, di migliorarsi sempre, dà i giusti risultati. E poi lo dobbiamo ringraziare perché col miele lui, insieme a tutte le altre aziende di Torrareccio, riescono a portare a conoscenza a livello nazionale e internazionale questo territorio. E questo io penso che sia la cosa principale, la cosa più importante.